Allora, sì, raccontiamo, visto ora un po' di persone stanno legando. Racconto brevemente la tua storia, poi Vai. correggimi se sbaglio qualcosa. Ho preso un po' tutto da internet a sorpresa, te lo dico. Ecco, chissà che cosa hai trovato. Guarda, ci sta Anche se. seguendo Silvia Vegno, attaccante del Sette Rosa. Perfetto, perfetto. Allora ci potrà raccontare, anche indirizzare verso qualche aneddoto anche lei, allora. No, grazie, Silvia. Allora, la storia, dicevo, l'ho presa un po' da internet, ma devo dire la verità che una chiamatina alla Lucia gliel'ho fatta. Aia, aia, chissà cosa ti ha detto. qualcosino ha detto. Allora, Alec. Nata a San Giovanni Persiceto il 13 di dicembre, posso dire l'anno? Sì, diciamolo, diciamolo. Non è una novità. 1988. Allora, San Giovanni Persiceto, intanto la prima curiosità è che è famosa anche per un altro grande campione. Già, un cestista molto famoso, Marco Bellinelli. Sì. Tra l'altro è anche. Cioè, non solo compaesano, ma so che anche tuo vicino di casa, tra l'altro, e siete anche amici, insomma, vi Sì, conoscete. diciamo abbiamo fatto le stesse. Lui è un po' più grande di me, Marco credo che sia 86-85 se non sbaglio. 86, 86. Abbiamo fatto lo stesso istituto, diciamo, la stessa scuola, poi lui quando andò a giocare alla Virtus si trasferì a Bologna, alla scuola di Bologna, però sì, siamo relativamente vicini di casa e ci conosciamo abbastanza bene. Sì. Tra l'altro so Guarda, che. Dimmi, dimmi. no, pensa che San Giovanni è un paesino piccolino, abbastanza piccolo, però ci sono tanti, sono usciti tanti campioni, c'è cioè Marco nel basket, vabbè, io sono un po' contraddistinta nella pallanuoto, cosa surreale praticamente per l'Emilia. Poi c'è il campione del mondo di pattinaggio su rotelle a 4 e anche una campionessa del mondo, Rebecca Tarlazzi, di pattinaggio anche lei. Quindi c'è insomma c'è Emanuele Lambertini della scherma paralimpica. Insomma, ce n'è di gente che si è contraddistinta. Funziona, funziona, lo sport a San Gio funziona. Bene, bene. Questo ecco, questa cosa non l'avevo trovata, ad esempio, quindi molto, molto interessante. San Giovanni Persiceto, ho visto che è a 21 km a Bologna, quindi molto, molto vicino. E non so se grazie a Marco Bellinelli, però diciamo, il tuo primo approccio al mondo sportivo l'hai mosso proprio nel mondo della pallacanestro. Sì, è vero, è vero. Io ho iniziato a giocare a basket, lungeva da me fino a praticamente la prima superiore iniziare a giocare a pallanuoto. Ho iniziato a giocare a basket, mi piaceva da morire, sai, Bologna, Emilia, Basket City, insomma, è abbastanza ovvio, un pochino tutti i maschi e femmine incominciano a giocare a basket. Mi piaceva tanto, mi piaceva da morire. Ho giocato fino alla prima superiore, compresa, ecco. Poi diciamo che un po' io dovevo fare i corsi di nuoto perché avevo un po' di problemi fisici, avevo i piedi a papera, insomma. E poi mia madre voleva che imparassi a nuotare, facessi i corsi di nuoto, insomma, tutte queste cose qui, cosa che io odiavo, tra l'altro. Io odiavo follemente fare i corsi di nuoto. Mi ricordo liti furibonde con mia madre e mio padre perché loro volevano andasse ai corsi di nuoto, io non ci volevo andare assolutamente. E poi, insomma, buonanima mia sorella è intervenuta dicendo: Vabbè, allora vieni con me. Io ho una sorella più grande di 13 anni, che lei giocava a pallanuoto, sempre stata nel mondo della piscina, che disse: Vabbè, allora non vuoi fare i corsi di nuoto? Vieni con me d'estate a fare un po' di allenamenti la sera, che si ritrovavano a fare allenamenti. E così, insomma, avrei fatto qualsiasi cosa purché non fare i corsi di nuoto e quindi sono andata, ho iniziato così, per caso, grazie a mia sorella che mi ha portato con lei a fare un po' di allenamentini. Bene, bene, infatti diciamo avete trovato un po' il giusto compromesso, dai, un Sì, luogo per assolutamente sì. qualche e magari anche qualcosa di un pochino più, tra virgolette, dinamico, sicuramente. Assolutamente sì, già se c'è il pallone ti diverti, ecco. Certo. E,
da San Giovanni Persiceto, quindi dove abbiamo iniziato principalmente con il nuoto, poi ci siamo spostati. Ho visto anche un anno a Modena, sbaglio? Sì, praticamente io iniziai diciamo con mia sorella d'estate, il periodo estivo, e poi a settembre iniziai a fare proprio gli allenamenti veri e propri, abbandonai il basket e iniziai con la pallanuoto. E sì, ho fatto un anno con la squadra del San Giovanni in Persiceto che si unì al Modena, quindi praticamente c'è stata una fusione delle due squadre. Eravamo in Serie B con un allenatore, Lorenzo Scagliarini, fantastico, che mi ha trasmesso la passione infinita per questo sport che aveva. E poi dopo ho fatto un anno, l'anno successivo ho fatto la 2 a Firenze. Io mi allenavo ancora a casa, però andavo il sabato a Firenze ad allenarmi con le ragazze e giocavo la domenica. E poi dall'anno ancora dopo, quindi io in quarta superiore mi sono trasferita a Firenze, insomma a vivere a Firenze, ho finito la scuola, le superiori a Firenze per giocare in A1, ecco. Ho visto che insomma intorno al 2005 ti sei trasferita in pianta stabile, sì, a Firenze. Tra l'altro, sì, non sapevo che insomma ti ha ospitato la nonna della Binas, della Bina, assolutamente sì. La compagna di università, quindi proprio sì. Completamente casuale. Sì, la mitica Franca, assolutamente. Che sei molto... Pensa che la mitica Franca, gli anni che io ero a Firenze, sono stata in casa con lei, quarta e quinta superiore. Franca, per chi non lo sappia, è una signora, è una nonna, ecco. Tutti i martedì a pranzo mi faceva il frittettino. Praticamente lei apriva la dispensa, friggeva tutto quello che poteva. Il problema è che io alle 2:30 ero in acqua a fare allenamento, quindi la cosa era un pochino contrastante, però insomma sono sopravvissuta anche a quello, quindi classico delle nonne il frittettino. Anche la mia ogni tanto a sorpresa lo tirava fuori. E a Firenze, ora cerco di, tra virgolette, riassumere un pochino la tua storia e poi dopo andiamo nello specifico. Passi 5 anni a Firenze, che sono, tra virgolette, 5 anni molto importanti perché ti hanno visto crescere non solo da un punto di vista sportivo, ma anche da un punto di vista umano, perché è ovvio che sei arrivata a 17 anni, a 18 anni e te ne sei andata via a 23-24. Sì. Anche con, poi dopo vedremo, insomma, con dei successi importanti che sicuramente ti hanno un po' cambiato la vita, sicuramente. Certo, certo. Dopo questi 5 anni a Firenze, sei andata 7 anni vicino Genova, tra Recco e Rapallo. Rapallo, sì. Dove sì. È passato, forse non lo so, però vedendo i risultati, vedendo... anche incrociandole con quelli che hai vissuto in nazionale, i 7 anni forse un pochino più importanti e più intensi da un punto di vista sportivo. Sì, assolutamente sì. E poi ci racconterai quali sono le scelte che ti hanno riportato a Firenze. Dopo questi 7 anni importantissimi in Liguria, hai deciso di tornare a Firenze, dove tra virgolette hai iniziato il tuo percorso, la tua scalata, e il primo anno, tra l'altro, ho avuto la fortuna io di allenarti, come ovviamente per quanto riguarda la preparazione fisica. Il secondo anno sempre alla Rari. Il terzo anno, che doveva essere, poi anche parlandomi mi dicevi che questo sarebbe stato probabilmente l'ultimo anno, poco prima dell'inizio, a sorpresa Andrea Sellaroli, che conosciamo, che saluto, ha deciso appunto di cambiare, diciamo, un po' i suoi piani, ha deciso che il suo percorso all'interno della Rari fosse concluso. Tra l'altro aveva portato la Rari dalla Serie A2 alla Serie A, era riuscita a riportarla in Serie A con tutte le ragazze del settore giovanile, quindi aveva fatto veramente un ottimo lavoro. E a questo punto, con quasi sorpresa, la società ti ha chiesto di diventare head coach. Davvero?
e te con grande entusiasmo ti sei buttata nella mischia. Assolutamente sì, diciamo che ho iniziato la mia carriera da professionista a Firenze e l'ho chiusa a Firenze, quindi ho chiuso il cerchio qua, ecco, nella mia seconda casa, quello che io ritengo sia la mia seconda casa. Tra l'altro, quest'anno qua non è importante solamente per quanto riguarda il club, ma è importante anche perché hai iniziato il percorso da coach anche nella nazionale, per quanto riguarda l'under 16 e l'under 19, correggimi se sbaglio, Sì, tutto giusto. femminile della nazionale come assistant coach, insieme alla tua grande amica Elena Cigli. Davvero, che lei segue la parte dei portieri, più specialistica nei portieri. Sì, è stata una bella soddisfazione la chiamata, diciamo, nella nazionale giovanile come allenatore. E poi sicuramente è un grandissimo onore, ma è un grandissimo anche impegno, perché comunque, insomma, c'è da fare tanto lavoro. Oltre alla squadra di club, c'è da fare tanto lavoro anche con le giovani di tutta Italia, la selezione delle giovani. C'è una bella cultura nella pallanuoto per quanto riguarda la nazionale. Cioè, la nazionale è veramente un punto di riferimento, non è come magari per altri sport visto come un momento a sé. La nazionale è parte integrante dell'anno per gli atleti, ovviamente, che sono nel giro della nazionale. Certo, io guarda, da atleta l'ho sempre pensato come c'era prima la nazionale e poi veniva tutto il resto. E, alla fine la nazionale è il punto di arrivo, diciamo, a cui aspira qualsiasi atleta. E tutto il lavoro che noi facciamo durante l'anno, alla fine la pallanuoto si svolge un campionato prettamente invernale, con il club, con dei raduni mensili con la nazionale, e poi la parte estiva, finisce il campionato col club, la parte estiva è riferita solamente alla nazionale per preparare l'evento, che sia europeo, mondiale, olimpiade. E quindi tu praticamente durante l'anno con il club ti alleni per la nazionale. Chiaramente che se un atleta è allenato per la nazionale, ne va di conseguenza che è allenato, molto più allenato anche per il club. Certo. È importante, Allora, sì, è molto importante. penso questo è sicuramente in quell'anno in cui sono stato con te alla Rari, l'ho percepito questa sensazione. Insomma, rispetto ad altre realtà si sente che c'è qualcosa di diverso nell'aria. Allora, questa qui, diciamo, detta molto a grandi linee, è la tua vita fino ad oggi, rifacciamo un passo indietro. Ovviamente spezzo una lancia a favore per quanto riguarda il basket. Ti porti dietro Certo, sì. qualche ricordo particolare, qualche cosa magari tuttora ti ritrovi che hai vissuto magari sul campo da basket, da pallacanestro, prima di passare alla piscina? Ma guarda, secondo me il basket è molto simile. La pallanuoto come sport, a parte essere uno sport di squadra, nel basket si gioca in 5, nella pallanuoto si gioca in 7. Lasciamo un attimo perdere il portiere, che diciamo nelle azioni di attacco non c'è sempre, quindi puoi dire che giochi in 6. La disposizione più o meno nel basket c'è la lunetta davanti al canestro, nella pallanuoto c'è il semicerchio. È un semicerchio ipotetico con un centrale davanti, quindi come disposizione è molto simile a quello che è nel basket. Chiaramente in uno sei in acqua, nell'altro sei sulla terraferma. Quello che mi porto dal basket è sicuramente una manualità maggiore e una maggiore consapevolezza del polso, cosa che nel basket è fondamentale. Nella pallanuoto purtroppo ora tanti giovani non hanno questa manualità spiccata che devi per forza avere, che ti permette di avere una gamma di tiri, una gamma di soluzioni, sia soprattutto offensivi, chiaramente quando hai in mano il pallone, vastissima.
Mi viene in mente il gesto della palomba, dove comunque è un gesto sì di gambe, ma soprattutto di polso. Quello è praticamente il tiro del basket che si ripercuote poi nella palla a nuoto. E diciamo che questo fondamentale insomma, mi veniva molto bene, ecco, perché probabilmente perché me lo portavo dal basket, ma questo fondamentale me lo portavo veramente, mi ha portato a fare anche gol importanti, ecco, con questo tiro. Bene, pensi che questa, diciamo, lacuna che magari si può portare dietro un giocatore di pallanuoto sia anche dovuta al fatto che tendenzialmente la maggior parte degli atleti della pallanuoto vengano dal nuoto e quindi da piccoli non fanno una vera e propria scuola di pallanuoto, fanno una scuola di nuoto e poi dopo si buttano nella pallanuoto. Tendenzialmente il percorso giocatore pallanuoto è questo. Magari Sì. sicuramente questo può portare ad avere delle basi un pochino più instabili o meno ampie. Può Sì, guarda, essere. io sicuramente sì, sicuramente sì. Infatti, magari ci fossero il percorso che tutti vengono dal nuoto e poi passano alla pallanuoto, perché spesso ti arrivano ragazzini proprio neofiti di nuoto a cui devi anche insegnare a nuotare e quindi perdere, fra virgolette, ancora più tempo. Questo è secondo me una lacuna che è proprio della gestione del settore pallanuoto. Ci dovrebbe essere un pochino più di interscambio tra il nuoto e la pallanuoto, soprattutto da piccoli. Spesso ora il nuoto pensa ad allenare e crescere nuotatori perfetti, quindi pensa alla tecnica, la pallanuoto si deve un pochino arrabattare a prendere quelli che non sono forti del nuoto, quindi te li portano a te e quindi risporcarli. Hai detto benissimo tu quando hai detto ci sarebbe da lavorare. Praticamente dovremmo lavorare contemporaneamente. Mi viene in mente su 5 sedute settimanali di allenamento, almeno 3-4 di nuoto, ogni mezz'ora lasciamola un attimo per avere della manualità del pallone, giocare col pallone, prendere confidenza col pallone in acqua. Sarebbe molto importante. Questa è una lacuna che c'è purtroppo e poi ne prendiamo quelle conseguenze da più grandi. Ma secondo me è proprio anche una cosa a livello ancora prima, io mi ricordo quando ero piccina, proprio di cultura di adesso che è cambiata un pochino la cultura nei giovani. Da piccina io chiaramente non avevo il cellulare, non avevo PlayStation, tutte queste cose qui, uscivo fuori e giocavi col pallone, giocavi a tennis, insomma era molto più dinamica la vita. Ora cose che magari io, te o gente magari un pochino più grandi lo facevano automaticamente da soli, adesso glielo devi insegnare, gli devi insegnare alla manualità del pallone, gli devi insegnare a palleggiare, gli devi insegnare perché non le fanno più. Perché c'è meno possibilità di stare all'aria aperta, la scuola ha dei ritmi magari un pochino più elevati, fanno più ore insomma, Certo. cose che prima venivano naturali, ora devi insegnarle. È verissimo, è verissimo. Una cosa che non ho detto, ma che chi magari è un po' più esperto lo sente, Alec ha praticamente concluso il suo percorso di studi in scienze motorie, quindi c'ha Sì, è anche vero. un occhio un pochino più tecnico a 360 gradi, e questo, insomma, quando parli si sente. Non l'ho detto, ma insomma Vabbè. è abbastanza evidente. Quindi da qui poi abbiamo detto, grazie a tua sorella, sei entrata nel mondo della pallanuoto. Sei arrivata a Firenze nel 2005, quindi avevi 17 anni, eri Sì. insomma. A 17 anni essere catapultati fuori di casa non penso sia semplice. Hai sicuramente trovato un valido appoggio nella nonna della Vinas, nella Franca. E poi, diciamo, i successi sono arrivati quasi subito, perché
nell'anno 2006-2007 con la Fiorentina, che è una società di pallanuoto che oggi non c'è più, cioè hai fatto il triplete. Assolutamente sì, era 2007 e quell'anno vincemmo con una squadra piena di campionesse, gente straniere, ungheresi, italiane, veramente campionesse. Io a quell'epoca ero la giovane della squadra e con Gianni De Magistris che ci allenava vincemmo Scudetto, Coppa Campioni e Supercoppa, sì. Fu un anno, diciamo il 2006, fu un anno, diciamo, arrivammo seconde, perdemmo di un soffio sia lo scudetto che la Coppa Campioni e poi nel 2007 facemmo un po' l'unplane, ecco, è stato un anno magico, tra l'altro nel 2007 io feci anche la maturità, quindi insomma, all in, nel 2007 è stato all in. Sentimi, che sensazione è stata quella, insomma, se il tempo di ambientarti, perché poi alla fine un anno, due anni veri, e poi al terzo anno subito trovarti a giocare delle partite da dentro fuori, insomma, tra l'altro, insomma, a Firenze è l'unica Coppa dei Campioni che sportivamente abbiamo vinto, perché sì, nel basket, sì, nel calcio, sì, no? Non è mai stato vinto niente, si spera a breve nella pallavolo, ma... Io leggo chiaramente i commenti, le domande. Ora allora, Lucia, ti parlerò anche dei gommoncini. Ecco, questo no. Prima parliamo un attimo, dimmi com'è stata questa essere catapultata in questa realtà, insomma, trovarti a giocare finali scudetto, finale di Coppa dei Campioni, una Supercoppa, che sensazioni sono state per te, cosa hanno voluto significare? Ma allora, sicuramente sono delle sensazioni fortissime, le vivevo da diciottenne. Poi andando avanti, diciamo le emozioni che vivi da diciottenne, se poi ora mi riguardo indietro, sono chiaramente diverse da quelle che vivi a 25-26 anni. Sono state emozioni fortissime, ma probabilmente se mi guardo indietro, dettate un pochino da un po' di incoscienza, nel senso. Sapevo cosa stavo giocando, sapevo dell'importanza di quello che ci stavamo giocando, di quello che stavamo facendo, ma non ero completamente conscia, un po' come se sì, l'ho fatto, l'ho vinto, ma a 18 anni sì, felicissima, ma non ero proprio, non so come spiegarlo, non, per me era normale, ecco, quello era normale, era un percorso dove io mi sono allenata, io e le mie compagne chiaramente ci siamo allenate, abbiamo fatto bene, ci siamo fatte il mazzo, come si suol dire, e quindi era una cosa dovuta che doveva arrivare, cosa che non è assolutamente, perché poi diventi più grande, ripensi al prima, dici ho fatto veramente, no, non è la normalità, ecco, sono cose speciali. E quindi sicuramente molto divertente e molto impegnativo, perché erano gli anni anche della scuola dove dovevo frequentare, dovevo andare, però sono stati anni fantastici, insieme c'era anche la nazionale giovanile, però è stato un anno meraviglioso, con una squadra meravigliosa che io tuttora sento, in questo periodo facciamo le videochiamate come fanno tutte, e che siamo come sorelle, diciamo, loro, diciamo, mi hanno cresciuto, ho giocato con gente che all'epoca aveva 35-36 anni e mi hanno un pochino cresciuto da tutti i punti di vista, hai detto bene te, sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista proprio umano, ecco. Ci credo. Quello che hai detto te, ora non voglio fare paragoni, però l'abbiamo vissuto tutti in televisione poi qualche anno fa, quando l'Inter, ora questa è una mia considerazione, però fece il triplete, che dentro quella squadra c'erano molti giovani, tra cui Balotelli. L'impressione era proprio che Balotelli si rendesse conto di quei momenti, di quelle dell'importanza, però la vivesse su un altro pianeta. Sì, sei su una linea parallela, io mi ricordo le ragazze più grandi che magari alcune tra l'altro finirono la loro carriera lì, mi sembra, che insomma non ci credevano, lo vivevano veramente come il traguardo irraggiungibile.
Insomma, io stramega contenta, ora non fraintendermi, contentissima, fantastico, bellissimo, però dici sì, vabbè, ok, adesso facciamo dell'altro, ecco. Perfetto. Rispondiamo a una domanda che ci ha fatto Alessandra Hid, che è la mamma di un socio della palestra, Matteo. Ha chiesto quali sono gli infortuni più frequenti nel mondo della pallanuoto. Tra l'altro, sempre diciamo neanche facendolo apposta, Cade a pennello. Hai concluso gli studi di scienze motorie, hai consegnato da pochi giorni la tua tesi, sei in attesa di capire le modalità e come e quando ti laureerai, perché ora è un pochino tutto nel buglione, e hai fatto una tesi proprio su questo. Certo, Quindi. sì, sugli infortuni. Guarda, io. La linea dell'acqua. Certo, assolutamente sì. Infatti io ho detto spalla perché l'articolazione è un po' più sollecitata, però chiaramente in qualsiasi sport di contatto io mi sono rotta un dito perché mi è rimasto incastrato, nasi, gomitate, insomma, calci sotto l'acqua, quindi insomma gli infortuni diciamo da trauma sono molteplici, uno si può fare male in qualsiasi modo. Diciamo che più uno è allenato, però più uno è allenato e preparato, meno c'è la possibilità che si faccia male. Certo. Allora, tornando alla Fiorentina, com'era composta la tua, tra virgolette, giornata tipo? Quante volte ti allenavi nella giornata? Come era strutturata? Se era una cosa che ti organizzavi da sola, era una cosa che era incanalata da uno staff, da un coach, come organizzavi il tutto? Ma dunque, noi alla Fiorentina avevamo una bella struttura, chiaramente c'era la Gianni De Magistris che era l'allenatore, poi c'era Massimo Borracci che si occupava della parte natatoria, prettamente natatoria, e poi avevamo Andrea Falsetti, preparatore atletico. E, dunque, io andavo ancora a scuola, quindi ho fatto il primo anno, l'anno della quarta superiore, dove facevo 3 volte alla settimana, andavo a nuotare 6:30, 7:30 la mattina. Da sola, o con il programma, oppure insomma, veniva con me il preparatore, rare erano le volte in cui veniva con me il preparatore, e andavo a nuotare la mattina e facevo il programma di nuoto che le altre ragazze facevano alle 8:30, 9, a un orario un pochino più umano. E poi andavo 8:30, uscivo dall'acqua, mi preparavo, volavo in bicicletta, andavo a scuola. Facevo la scuola, alle 1:30 uscivo da scuola, quando avevamo l'allenamento alle 2:30 mangiavo al volo, poi andavo all'allenamento e studiavo post allenamento. Se avevamo l'allenamento la sera invece tornavo da scuola, studiavo e poi mi preparavo la sera, in linea di massima era intorno sempre, erano 5:30, 6:30, 7 palestra, poi 7, 9. 9:30 acqua, ecco, nella parte serale. Però in linea di massima erano sempre 3 volte alla settimana facevo il doppio allenamento, quindi mattina 6:30, 7:30 e poi la sera con la palestra, anche facevamo la palestra 3 volte alla settimana. No, mi viene da ridere, ci sto seguendo Elisa Casanova. E poi dopo, insomma, e la sera tutte le sere, il sabato giocavamo, la domenica libera. Mentre l'ultimo anno di scuola, la quinta superiore, invece di andare a recuperare il nuoto la mattina presto, andavo con il pomeriggio subito dopo la scuola, andavo con il nuoto agonistico. Quindi dalle 2:30 alle 4:30 andavo ad allenarmi col nuoto agonistico, almeno non ero da sola. E poi dopo a quel punto era impegnativo perché c'erano 3 volte alla settimana che facevo dalle 2:30 alle 10 in piscina praticamente, perché avevo nuoto, palestra e di nuovo allenamento. Wow. Però si può E fare, se l'ho fatto io lo quindi possono fare tutti. stato dei de bei sacrifici, insomma. Sì, Oggi però. Ecco, vedi Elisa Casanova, che è una di quelle che ti dicevo, erano più grandi, le anziane della squadra, che mi ha cresciuto. Mi ha detto, sono stati anni duri a sopportarti. Sì, effettivamente aveva ragione, rompevo abbastanza le scatole.
Ma infatti ora so che Elisa Asanova, ora non però è stato un bel punto di riferimento per te. Sì, assolutamente sì. È stato un punto di riferimento grosso, mi ha accompagnato, diciamo, mi ha cresciuto in tutto e per tutto negli anni a Firenze e sta continuando a crescermi lanciandomi le sue perle di saggezza ogni volta che ci sentiamo al telefono. Oltre che rimbrottarmi se c'è bisogno di rimbrottarmi per qualcosa. Infatti dice porta rispetto. Ecco, se sempre e comunque, anche perché sennò mi mena forte. È arrivato anche Duccino Pistocchi, lo saluto. Quindi da un punto di vista poi dello staff tecnico, hai già citato il preparatore, l'allenatore e diciamo il preparatore di Del più per nuoto. quanto la parte nuoto. Era prevista anche un fisioterapista, comunque un massaggiatore. Guarda, noi gli anni alla Fiorentina era previsto, ma era solamente, diciamo, tra l'altro c'era una ragazza che giocava con noi, che faceva massofisioterapia, quindi lei si adoperava se qualcuno aveva bisogno, a fare massaggi, insomma, a metterla in sesto. C'era non costantemente, la pallanuoto non ha mai goduto, benché gli anni prima c'era un po' più di impegno, diciamo, finanziario sotto, non ha mai goduto di grandissimi sponsor oppure grandissimi soldi, quindi la figura del fisioterapista, che secondo me è una praticamente fondamentale, perché noi lavoriamo con il nostro corpo, se il nostro corpo non sta al meglio, chiaramente ne deficita anche tutta la preparazione, tutto l'allenamento. C'era, ma a chiamata, nel senso, se uno aveva proprio bisogno, chiamava e veniva trattato. Purtroppo sì, sono poche le società che hanno un fisioterapista H24 disponibile, oppure per dire nazionale, sì, nazionale ha il fisioterapista a tutti gli allenamenti e H24 disponibile solo per te, però si sta parlando di nazionale. Ma Quindi, c'è da no, dire. quindi. No, finisci, scusami, Ara, pensavo. No, ti dicevo, a maggior ragione, perché è uno sport, fra virgolette, povero, è importante prevenire quelli che sono gli infortuni, quindi una grandissima attenzione a quello che è la preparazione, insomma, il riscaldamento, alla preparazione proprio fisica per evitare gli infortuni, perché non hai fisioterapista che ti, diciamo, rattoppa, ti devi arrangiare da solo, eh. Certo. Carlo Laface, il direttore tecnico della Palestra Stilnuovo, ti chiede, con tutte queste ore di allenamento, da un punto di vista dell'alimentazione, come era organizzata? C'era comunque delle linee guida che ti davano all'interno della società? Te le gestivi da sola? Avevi un nutrizionista? E ti faccio anche un'altra domanda, Costanza Caleri, invece, che è un'iscritta alla Palestra Stilnuovo, ci chiede psicologicamente come si costruisce una carriera se a 18 anni comunque hai già vinto molto, se non quasi tutto. Poi dopo vedremo qualche altro Sì, sfizietto, te lo sei tolta, però diciamo, mettere quelle tre cose, insomma. ma guarda, allora, rispondendo a Carlo, nutrizionista non ne avevamo, l'avevamo solamente di riferimento in nazionale. Io all'epoca 2006-2007 ero in nazionale giovanile, però avevamo nutrizionista di riferimento della nazionale giovanile. Le indicazioni che ci venivano date erano quelle di mangiare normalmente, senza chiaramente dolci, super alcolici, fritti, insomma il classico, mangiare in maniera normale. Quindi io facevo una colazione alla mattina prima di andare a scuola, poi uno spuntino a mezza mattinata, perché soprattutto dopo essermi allenata alle 10 c'avevo uno sbrano che vedevo anche i mostri. E poi dopo il pranzo veloce, quando dovevo fare l'allenamento al pomeriggio, un piatto di pasta velocissimo. Se non il frittettino, che c'era la franchina martedì che mi rimaneva un attimo indigesto,
E poi dopo, subito dopo l'allenamento, una piccola merendina e poi andavamo a cena, ecco. Quindi indicazioni proprio rigide in quegli anni io non ho mai avute. Ho avuto magari anche sempre la fortuna di non averne, tra virgolette, bisogno, perché anche a livello fisico non sono mai stata né troppo magra né troppo sovrappeso, quindi diciamo stavo bene. Indicazioni invece un pochino più specifiche a livello di dieta, di quantità di carboidrati, proteine, integrazione con aminoacidi, creatina, carnitina o altre cose, l'ho avuta dopo, quando sono andata in nazionale, sono passata alla nazionale maggiore, ecco. Visto e te rispetto sì, ora no, finiamo dico, della nutrizione, visto che lo stai approfondendo in maniera importante. Per quanto riguarda te, che hai avuto la fortuna ovviamente di essere seguito dallo staff della nazionale, che come hai detto te, sicuramente è uno staff un po' anomalo per poi tutto quello che è il panorama della insomma, un panorama un pochino più di elite rispetto a quello che poi avviene nei club. Avevi la possibilità te di avere un programma comunque annuale, nonostante poi alla fine con la nazionale tu ci passassi magari l'estate o magari ti seguivano anche in remoto? Sì, considera che noi sia con la nazionale giovanile che con la nazionale maggiore una volta al mese facevamo sempre un raduno di 2 o 3 giorni, dove in quei 2 o 3 giorni sostanzialmente c'era un check-up totale delle atlete, sia dal punto di vista fisico, quindi peso, pliche, insomma tutto quello che sta attorno a quello, che dal punto di vista proprio atletico, quindi con test di nuoto piuttosto che test in palestra. Quindi sì, diciamo che mensilmente eravamo sempre controllate, una volta al mese sempre controllate dalla nazionale. Paradossalmente sia all'epoca che ora, sempre bene o male, a parte qualche club molto più facoltoso, la nazionale è quella, diciamo, che ti dà un po' il di più, che ti fa, diciamo, crescere, che ti dà un po' quello che sono tutte le varie sfaccettature per diventare un atleta come si deve, quindi nutrizione, prevenzione, come gestire un pochino la tua vita da atleta a atleta con la maiuscola. A livello di club, purtroppo c'è un pochino di ignoranza, secondo me, per la pallanuoto, per queste cose, perché insomma l'ignoranza poi è un po' data anche dal giro di soldi, ecco. Chiaramente le società investono poco, quindi ci sono poche figure che ruotano attorno alla squadra. Se hai la fortuna di avere quelle figure che ci ruotano attorno, preparate e che hanno voglia di insegnare, voglia di evolvere, diciamo, le atlete, bene, altrimenti insomma diventa un pochino difficile. Certo, e poi c'è anche da dire che in realtà come quella, magari quella che ho conosciuto io della Rari, ci sono alcune atlete che lavorano, cioè non fanno la pallanuoto per vivere, ma fanno un lavoro, quindi comunque si devono attenere anche a quella che è poi la loro organizzazione giornaliera lavorativa. Sì. Quindi quello infatti è anche la cosa più importante, sai. Io l'ho vissuta, devo dire la verità, da atleta professionista, ed hai degli impegni, chiaramente quelli che sono della nazionale importanti, hai degli obblighi. Chi la vive da lavoratore, che quindi non la vive da professionista, ma il professionista lo deve fare, perché gioca in una serie A1 e quindi bene, 2 o 3 doppi alla settimana, e l'allenamento tutte le sere lo devi fare, soprattutto in uno sport come il nostro. Devono avere delle accortezze ancora maggiori, perché insomma il loro, diciamo, lo chiamano il carico di lavoro esterno, no? È importante. Io ho atlete nella prima squadra che vengono la mattina alle 6:45 a nuotare, finiamo alle 8, escono, vanno diretto al lavoro, dal lavoro alla sera con lo zaino arrivano direttamente in piscina, quindi dalle 6 della mattina tornano a casa alle 11 di sera, mezzanotte, quindi e non stanno tutto il giorno a girarsi i pollici, ecco. Quindi
una cosa molto, ma molto impegnativa. E per rispondere invece alla domanda della costanza, per quanto riguarda, diciamo, più l'aspetto psicologico, insomma, ti ritrovi a 18 anni a aver vinto, tra virgolette, tutto da un punto di vista di club. Secondo me è un bivio. Decidi cosa fare, o ti divertire tutto o ti adagi. Ma guarda, io l'ho sempre vissuta, il mio sogno era quello di andare alle Olimpiadi e quello di vincere la medaglia alle Olimpiadi, già dal 2004, che vidi, tra l'altro nel 2004 ero in vacanza, ci ricordiamo, il Sette Rosa vinse l'oro ad Atene, io ero in vacanza con i miei genitori, iniziai quell'estate a giocare a pallanuoto e pressai mio padre per andare a comprare il televisorino piccolino con l'antennina per vedere la finale, perché se no non avevamo televisione. E quindi da lì io mi ricordo vidi quella finale e da quel momento dissi, mi girai e dissi a mio babbo, mia mamma, io ci voglio arrivare anch'io. Anche loro mi guardarono come per dire, ma tu stai scema proprio, cioè nel senso, cioè, però nel senso chiaramente se ne sono stati zitti. E poi invece ci sono arrivata veramente. Come un atleta, se è un atleta vero, con la mentalità d'atleta, non si accontenta mai. Se vince una cosa, ne vorrebbe vincere altre mille di più. Se arriva a un obiettivo altissimo, non è contento di quell'obiettivo, oppure cerca sempre di far di meglio, perché è sempre molto autocritico e molto duro con se stesso. Almeno io sono sempre stata così. Quindi no, cioè, era l'inizio di un percorso che mi ha portato molto più in alto, ma diciamo che finché non vincevo qualcosa con la nazionale non ero soddisfatta. Bene, quindi da un punto di vista psicologico, no, diciamo, te l'hai vissuta in questa maniera qua, devo dirti. Sì. Non è da tutti. Sì, se hai degli obiettivi grossi, se no ti fermi, diciamo che se uno si fosse fermato a dire ero contento così, evidentemente non aveva la mentalità per fare l'atleta vero ad alto livello. Perché il club è uno sport, la nazionale, lo sport a livello nazionale, Italia, calottina dell'Italia, è proprio un altro sport, un altro mondo. Sempre Carlo ti chiede, nell'anno del triplete, l'anno alla Fiorentina, le senior, le giocatrici senior, come si rapportavano con te? Questa domanda un po' la capisco, perché tanto tempo fa c'era, tra virgolette, il nonnismo negli spogliatoi, che oggi un po' viene a mancare. Magari non so nella pallanuoto com'era l'ambiente all'interno degli spogliatoi. Ma guarda, la squadra della Fiorentina, sì, c'era nonnismo, ma devo dire la verità, sono sempre state molto, molto pacate. Eravamo una squadra molto, ma molto unita, veramente come se fossimo sorelle. Sicuramente qualche scherzo c'è stato sia lì che in nazionale, perché quello è ovvio, tempra, ogni atleta ci deve essere per forza. Però forse è stato dato anche dal fatto che ero molto già da. Magari da più giovane ho avuto sempre la mentalità che quando entravo in piscina all'allenamento entravo per fare l'allenamento al 200%, concentrata al massimo, poi tutto quello che era fuori era divertimento, tutto quello che volevo, e quindi sono sempre stata, diciamo, ben vista, ecco, dalle compagne più grandi. A livello invece proprio pallanuotistico, è chiaro che uno sbaglio mio era devastante, ecco. Se sbagliavo io, le altre mi uccidevano, ecco. Mentre se sbagliava una grande, poteva fare quello che voleva. Ma ci sta, è giusto così. E ti dico la verità,
rivedendomi da dietro, essendo ora adesso un po' più grande, chiaramente ci sono state persone che hanno avuto con me, parlo soprattutto in nazionale, degli atteggiamenti che io non rifarei mai, come persone invece che per quanto dure siano state, insomma, ritengo sia stato veramente importante, ecco, il loro apporto su quello che poi sono diventata. Come bambini, no? Se tu gli dici sempre bravo cucciolino, non gli dici mai niente, non crescono. Se invece gli dai, ci vuole bastone e carota, ecco, da più piccini per forgiare è bene un po' più di bastone che carota. Mi viene in mente adesso, fino all'anno scorso che io giocavo, no? Se riprendo dietro, io con Casanova nel 2007, mi viene in mente l'anno scorso io con Banchelli nel 2019, nel senso più grande, lei più piccola. Lei c'ha una mentalità diversa dalla mia, però andiamo avanti. Però insomma ci sta che quella più piccola sia anche quella che fa più casino all'interno, è normale e deve essere così, ecco, sempre nei limiti del rispetto, nei limiti di tutto. Certo. Bene, 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 bene. Quindi andando avanti con la nostra storia, Firenze sono stati 5 anni fondamentali. Dopo questi 5 anni sei andata, ti sei trasferita a Genova? Sì, sono trasferita là. A Ricco, o a Rapallo, a Rapallo. Guarda, sono a 2 chilometri di distanza, giocavo a Ricco, no scusa, vivevo a Ricco ma giocavo per il Rapallo il primo anno e poi dopo è diventato Ricco. Quindi ho fatto Ricco, Rapallo, 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 Rapallo. Però era la solita società, sì, fondamentalmente. Sì, era la solita società, sì. Ok, anche lì tantissime soddisfazioni. Sì. Però aspetta, perché sono andato troppo avanti, perché se no la Lucia ci mangia i gommoncini. Vero, vero, gommoncini. Allora, questa storia sembra una cavolata, che lo è assolutamente, però... mi piace raccontarla perché gli anni della Fiorentina sono stati anni sì impegnativi, anni dove eravamo ad altissimo livello, abbiamo vinto tutto quello che c'era da vincere, ma grazie a Gianni De Magistris, praticamente ho scoperto quanto sì, uno si deve allenare forte, ma se non c'è la parte di divertimento all'interno dell'allenamento, non si potranno mai creare degli atleti poi longevi, diciamo, e che veramente credono in quello che fanno. La prova sono veramente i gommoncini. Noi andammo a fare un turno di Coppa Campioni a Zlatust, un paesino nei Monti Urali in Russia, in Siberia, insomma, sperduto nell'universo, a meno 40, a neve alta come me, insomma, nell'inferno. Coppa Campioni. Alla vigilia della partita. L'anno della vittoria? L'anno della vittoria, sì, era 2007, era un turno preliminare, diciamo, di Coppa Campioni, non era ancora la finale, però dovevamo qualificarci, quindi il giorno prima, la vigilia della partita clou per qualificarsi alle finali poi di Coppa Campioni, avevamo due opzioni, o andare a visitare nel tempo libero un museo russo, non si sa che cosa, oppure andare in questa... fantomatico parco giochi di gommoncini, immaginatevi questi scivoloni enormi di neve con i gommoncini, i gommoni quelli dove ci si siede sopra dell'acqua fan, ecco. Noi chiaramente no, ci è stato chiesto tutta la squadra con le più grandi che erano un pochino restie e noi chiaramente più piccole, sì andiamo a fare i gommoncini, andiamo, andiamo, andiamo. Quindi partiamo, andiamo a fare questi gommoncini con Gianni in primis, sì andiamo a divertirci a fare i gommoncini, quindi tutta la baracca, team manager, tutti a fare i gommoncini, se non che vai uno, vai due, vai tre, ci divertivamo da morire. Mi venne un'idea geniale, no? Inconscia della fisica che 15 persone tutte unite insieme potevano avere una forza cinetica enorme, quindi volare, facevamo questo scivolo, questa discesa con i gommoncini tutte attaccate, tutte 15 insieme, per poi arrivare, diciamo, a una curva con una parabola. Sotto la quale non si sapeva che cosa ci fosse, insomma, facciamo questa parabola e tre delle nostre compagne volano fuori nel niente, proprio si staccano dalla velocità che avevamo preso e volano di sotto, diciamo, dal burrone, ecco. E quindi è stato, insomma, detta così, però è stato
brutto come momento, perché una non si sentiva più una gamba, quell'altra si è rotta la clavicola. Perché, insomma, io l'ho detto, ora lo ricordiamo ridendo, e quando ci rivediamo tutte insieme lo ricordiamo ridendo e ci facciamo le risate. Ma una si rompe una clavicola e quell'altra, il capitano Stiber Mercedes, non riusciva a muovere più la spalla. Tutto ciò alla vigilia della partita importante. E poi tra punturoni, riguardi là, riassestamenti tali, insomma, riuscimmo a vincere questa partita il giorno dopo, non si sa come. Però, insomma, per far capire che va bene ora, senza fare i gommoncini, però, diciamo, se un atleta si deve assolutamente divertire per giocare poi al massimo. Questo penso sia fondamentale. È un bellissimo esempio questo. Allora, questa è chiesta a gran voce dalla Lucina. Lei si diverte tanto quando gli ho detto. No, probabilmente Alec da sola non l'avrebbe tirato fuori, quindi... No, non direi di no. Addirittura Lucia, quando ieri me l'ha accennata questa storia, me l'ha detto, era la semifinale di Coppa dei Campioni, proprio me l'ha... Sì, no, non era, però era, diciamo, la partita il giorno prima. Se noi non vincevamo quella partita, non avremmo neanche avuto accesso alla finale, e quindi poi non avremmo avuto vincere. Quindi, insomma, completamente pazzi tutti. Però a quel punto, diciamo, quindi dopo questi 5 anni andiamo a Genova, diciamo, a Rapallo, e qui c'è la nostra reazione di Alec, sia da un punto di vista, perché rifai un altro triplete. Sì, l'anno del Recco, 2012, scudetto, Supercoppa, Coppa Campioni, e tra l'altro quell'anno 2012 vincemmo l'oro con la nazionale all'Europei di Eindhoven, e ci fu anche la mia prima Olimpiade, Londra, 2012, sì, insomma, diciamo, poi sì, negli anni poi in Liguria ho vinto altri 3 scudetti, altre 2 coppe LEN, Coppa Italia, insomma, diciamo che, insomma, ho vinto abbastanza, ecco. Come qui diciamo, rispetto alla considerazione che facevamo prima a Firenze, sicuramente eri più matura, eri più più solida, diciamo, diciamo. Sì, è una consapevolezza maggiore di quello che stai facendo, e diciamo, a parte diventi più grande, quindi ogni anno che passa fai sempre più fatica ad allenarti e senti anche, diciamo, il peso di questa cosa. E poi la vivi un po' come una cosa dove comunque le giovani da sotto crescono, e c'è anche la possibilità che ti rubino il posto, quindi tu devi sempre fare di più e dimostrare di più. Devi sempre tenerti più in forma rispetto alle altre che sono più avvantaggiate di te, più giovani, e poi la vivi come una cosa che oggi ci può essere, domani può non esserci più, per questo motivo, quindi, diciamo, il valore cresce tanto, ecco, di quello che stai facendo. Se quello che hai vissuto, se ti senti di, non lo so, di raccontare un evento, qualcosa che ti porti dietro, insomma, dell'esperienza di questa esperienza qua, parlando di club, poi dopo parleremo anche di nazionale. Sicuramente per me è stato molto difficile passare dalla Fiorentina e andare a Rapallo. La scelta è stata veramente molto sofferta. A Firenze io avevo trovato una famiglia ed eravamo una squadra, come ho detto prima, straunitissima, qualcosa che non ho trovato più da nessun'altra parte, sinceramente. E quindi, diciamo, il passaggio, la decisione da Firenze andare a Rapallo l'ho vissuta in maniera molto pesante. Decisione che poi, tornassi indietro, rifarei altre 200.000 volte, per carità. Però è un po' come, non so come dire, tu sei nell'Olimpo di quello che ti immaginavi. Da piccina mi immaginavo di vivere e fare l'atleta da grande. È tutto perfetto, quindi ti trovi bene con le compagne, ti diverti, la città è fantastica, è tutto perfetto, e ti catapulti in un altro, diciamo, mondo in cui non conosci come funziona, non conosci la città, non conosci
non conosci bene le persone con cui vai a giocare, c'entra, le conosci, diciamo, perché ci conosciamo tutte, però insomma devi ricostruire tutto, quindi parti da zero, azzeri tutto quello che hai fatto prima e riparti da zero, quindi nella costruzione della squadra, del team e anche proprio di te come atleta. Poi alla fine sono anni che sono stati bellissimi, anche quelli della Liguria, infatti poi ci sono stata per 6-7 anni e quindi insomma se stavo male me ne sarei andata prima, ecco. Ci mancano 5 secondi, poi si azzera la videochiamata, dobbiamo ripartire. Allora, quindi vabbè, diciamo sportivamente parlando, Recco, Genova, insomma come dir si voglia, non tanto il cuore è rimasto a Firenze, però sportivamente sicuramente triplete, coppe a livello europeo e poi le Olimpiadi, perché le due Olimpiadi, la prima Londra e poi quella, la seconda Rio, che hai vissuto anche in questo caso, hai avuto la fortuna di vivere le Olimpiadi due volte, la prima volta veramente un pochino più passionale, la seconda volta in maniera concreta, consapevole. Sì, assolutamente sì. Raccontaci un pochino questa esperienza olimpia, e penso, insomma, Marco Bellinelli non l'ha fatta in Olimpiadi. Quindi, no, insomma, non l'ho fatto. Infatti, guarda, terminata il Rio 2016, ho avuto insomma, un riconoscimento da parte del comune di San Giovanni in Persiceto, c'era anche Marco, e mi disse: ma sai che ti sto invidiando da morire perché non ho mai fatto le Olimpiadi. E tra l'altro quell'anno lì loro non si qualificarono, il basket italiano non si qualificò per Rio, se non sbaglio. E quindi insomma gli ha rosicato parecchio. Allora, cosa dico? Allora, l'Olimpiade è una brutta bestia, nel senso, io ho fatto la prima Olimpiade nel 2012, dove carica a 2000, tra l'altro guadagnato il pass olimpico con le qualificazioni ad aprile a Trieste. Carichissima, ma non sapevo che cosa mi sarebbe aspettato alle Olimpiadi. E quindi praticamente è un po' come se mi avesse schiacciato questa cosa. Io sono entrata a Londra nel villaggio olimpico, sono entrata e lì per lì dici: bello, 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 figo. Entri nel villaggio e dici: aspetta. Diciamo un pochino nelle mutande te la fai, ecco, perché non è che sei a fare il torneo di calcetto sotto casa, ti guarda tutto il mondo, la tua prestazione, la prestazione della tua squadra è sotto i riflettori di tutto il mondo, tutti ti giudicano, se fai male sei una merda, purtroppo funziona così nello sport, se fai male tutti a buttare merda, se fai bene sei nell'Olimpo. E diciamo che questa cosa non è stata facilissima. La prima mia Olimpiade a Londra 2012, benché io mi sia divertita, non è andata chiaramente come speravamo, perché arrivammo seste, però un pochino la sensazione, diciamo, la mia sensazione era quella di schiacciamento, non so, il peso dell'Olimpiade, ma un attimo schiacciato. Mi ricordo molto semplicemente, io sono andata là con l'idea di Londra, ho un sacco di foto con altri atleti, un sacco di gadget, ho 2000 cose che sono andata là fra virgolette da atleta, ma non proprio tanto convinta. Già per me, diciamo, era un sogno essere arrivata lì, figuriamoci se stavo pensando a vincere una medaglia, ecco. Poi se mi rileggo dentro in quegli anni, è questa la lettura che do. Lì per lì me lo chiedevi, certo che voglio vincere l'oro, ma nel profondo probabilmente il successo era già essere arrivati lì. E quindi sono andata molto da turista, è brutto termine, però da un atleta turista. Nonostante, sì. Comunque, ripetiamo, pochi mesi prima hai vinto l'oro con la nazionale agli europei di Eindhoven, sì. Sì, sì, sì.
presente all'Olimpiade, ora non possiamo dire da favorita, perché però comunque con un ruolo Sì, di... assolutamente sì. Vincemmo l'Europeo, l'oro ad Eindhoven 2012 e poi vincemmo anche nello stesso periodo, nello stesso anno, e anche l'argento nella World League. Che tra l'altro andammo a perdere di 3 gol solamente di scarto contro l'America, che poi vinse a Londra 2012. Quindi diciamo che i valori c'erano, ecco. Però non so come mai, se uno mi chiede come l'hai vissuta la prima Olimpiadi, la figura è probabilmente il peso mi ha schiacciato, ecco, perché probabilmente non sapevo che cosa mi sarebbe aspett mi aspettava, ecco. Rio invece ci vai con 4 anni di lavoro in più, ci vai con una consapevolezza maggiore perché sai che cosa ti aspetta veramente, sai gli sbagli che hai fatto 4 anni prima e cerchi di non rifarli e sai anche che cosa vuoi perché sai che c'eri andata da turista, stavolta ci vai per vincere veramente una medaglia. E paradossalmente io di Rio non ho foto, cioè ce ne ho alcune, ma io ho fatto pochissime foto. Io mi sono portata a casa solamente un gadget, che è stato la medaglia d'argento, e il pupazzino che ci davano insieme. Perché poi non presi, non, diciamo, non comprai nient'altro a parte regalini da fare ai miei nipoti piuttosto che la gente. Perché io proprio andai a Rio con un obiettivo che era quello di vincere l'oro. Poi l'oro non è arrivato l'argento, ma comunque di vincere una medaglia. In finale contro America. campionica. Campione in carica, sì. America vinse. Pechino, no, Pechino vinse 2008, vinse l'Olanda, vinse Londra 2012, Rio 2016 e ha tuttora la nazionale con più probabilità di vincere a Tokyo 2021 a questo punto. Ok, vabbè, comunque rimani vice campione in carica tuttora per un anno in più, per Sì, per un anno in cinque più, vedi. anni. Stanno dando la prova. Siamo stati troppo bravi. E tra l'altro, il caso vuole che nel 2016, quando a Rio hai vinto, abbiamo vinto l'argento. Quell'anno, che era l'anno comunque di un altro europeo, non è arrivata la medaglia di bronzo. Quindi Sì, è sì, paradossale un po', no? sì. Che all'anno vinciamo l'oro, poi non arriviamo sesti arriviamo sesti alle Olimpiadi. L'anno invece prendiamo il bronzo, anche un fatto, si torna lì, magari psicologico, un po' non aver più nulla a dimostrare, da dire ci giochiamo le nostre carte. Ma guarda, la nazionale, il sette rosa di Londra era un sette rosa diverso rispetto a quello di Rio. Il sette rosa di Rio è proprio un sette rosa che veniva da 4 anni di lavoro, sia mentale, importantissimo, che fisico, con la finalità unica di vincere una medaglia. Quindi noi tutte eravamo sì 4 anni più grandi, ma noi tutte eravamo proprio convinte che che era quello che ci meritavamo e quello che volevamo, non dovevamo, do volevamo vincere. Tra l'altro Rio venne da un anno per me molto, ma molto, ma molto brutto, perché io nel 2015, l'estate prima di Rio, mi ruppi, saltai il mondiale di Kazan, dove le ragazze vinsero il bronzo. Perché a 10 giorni dalla partenza dal mondiale mi ruppi il crociato del ginocchio. E quindi, insomma, diciamo, era tutto un pochino in dubbio se la mia presenza in primis per il mondiale, a cui poi non andai, decisione, diciamo, dello staff medico, ma anche chiaramente la mia, insomma, il poter far parte o no di Rio, perché Rio sì, è ad agosto, però la nazionale si deve qualificare ad aprile, il torneo di qualificazione ad aprile, quindi io a gennaio c'era l'Europeo di Eindhoven, quindi io da agosto che mi feci male a ottobre dovevo essere pronta per novembre, dovevo essere pronta per giocare ad alti livelli, se no non sarei riuscita a far parte di quella nazionale. E quindi insomma, però insomma, è andata bene Ho perché. visto
commento, ho visto un commento di ora di Yeri Pen, Yeri Pen, è mio cognato che diceva brava due volte per, perché insomma hai dovuto accelerare i tempi e comunque vivertela in maniera ancora più, più non so, interiormente, insomma, penso bruci come, sì, aver letto la sera e dire non devo riuscire a recuperare. Sì, sì. E, quindi, diciamo, hai avuto la fortuna di vivere le Olimpiadi due volte e è stata positiva come cosa, perché effettivamente la prima volta è un evento più grosso di tutti, è difficile di isolarsi totalmente. Quindi poi magari, no, come hai detto giustamente te, anche il fatto di non avere una squadra forse pronta per Londra 2012 non ti ha neanche magari aiutato, e vi siete preparate poi in maniera assolutamente sì. Insomma, questo è sicuramente fondamentale. Qualche cosa che è successo alle Olimpiadi che ti ha colpito? O immagino a me vedere dalla televisione quando sfila l'Italia, penso sia un momento unico quando si entra dentro lo stadio. Non lo so se ce lo vuoi raccontare, se ci vuoi sentire. Sì. È stato importante o è stato magari invece un momento normale, insomma, non lo so. Ma no, sicuramente l'Olimpiade, uno ne può fare anche, penso, 20 di Olimpiadi, ma comunque è il massimo che un atleta sogna ed è un'emozione indescrivibile. La cerimonia è diciamo, l'inizio di quello che poi la squadra arriva la prima, almeno noi arrivavamo là 2 o 3 giorni prima, per fare l'allenamento, per prendere il jet lag, tutto, per ambientarci, e poi c'è la cerimonia che è quella che dà un po' l'inizio dei giochi, quella che ti fa entrare veramente nel clou. Cioè, è un po' come se tu arrivi al villaggio olimpico, arrivi prima e sì, è tutto bello, guarda, arrivi tanti campioni, Bolt piuttosto che Velasco come allenatore, insomma, lì sei tutti uguali, nel senso non c'è uno più importante, uno meno importante, sei tutti allo stesso livello, sei tutti alle Olimpiadi. Però la cerimonia è quella che tu entri, c'è questo colpo d'occhio immenso, dove c'è tutta diciamo, una procedura lunga che parte dal primo pomeriggio per poi fare la sfilata verso, a seconda dell'ordine della nazionale, verso sera, cioè 9 indicativamente. Tu entri e sei stremato perché stai dal primo pomeriggio, dopo aver fatto la mattina allenamento, hai fatto tutte le cose che devi fare, in piedi, perché sei in piedi in una fila infinita di persone che camminano verso Rio, almeno era che camminavamo verso lo stadio, verso Maracanã, e poi entri in questo tunnel vuoto, dove non si sente niente. È paradossale perché nel tunnel non senti niente, fuori c'è un casino enorme, imbarazzante, dentro nel tunnel non senti niente, entri nel tunnel, silenzio assoluto, tutti in silenzio perché tutti hanno bene o male sempre lo stesso, stanno provando le stesse emozioni, penso, e poi esci da questo tunnel e c'è un inferno, c'è un casino di colori, un inferno, c'è un inferno, c'è lo speaker che annuncia diciamo il nome della nazione, e poi esci, e poi quando esci è il degenero assolutamente, quindi ognuno fa poi quello che gli pare, cerchi di viverti quelle emozioni come vuoi. A Londra eravamo, mi ricordo, un pochino più sguarate, diciamo, un pochino più festose, a Rio eravamo un pochino più composte, probabilmente tutto di conseguenza diciamo della mentalità che avevamo, ecco. Però sì, è una cosa impressionante. E anche giocare in stadi, in piscine, dove c'è tutto esaurito. Io mi ricordo l'inizio della finale olimpica. Siamo entrate dopo la presentazione. Anche lì c'è il tunnel dove entri, ti fanno la presentazione, insomma, ti richiamano gli arbitri, poi ti annunciano, esci e fai la sfilata, la presentazione. Questa piscina, non so quanti gradini ci fossero stati, infiniti, gli ultimi penso che guardavano con il binocolo perché non si vedevano una formica,
piena di gente, poi a Rio c'erano dei colori meravigliosi, tutti anche brasiliani facevano il tifo per noi, insomma bello, 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 proprio emozionante, a ripensare mi vengono già quelle d'oca di nuovo. Beh, beh, penso sì, finale oltre che sì, io ho parlato dell'ingresso, ma la finale olimpica sia un giro di schiaffi, di emozioni incredibili. Sì, c'hai 5-6 secondi in cui non capisci assolutamente niente e poi dici aspetta perché qua devo riprendermi un attimo, ho capito, siamo qua, bene, ora cerchiamo di fare quello che dobbiamo fare. Bene, bene. E dopo Rio abbiamo fatto un altro anno a Genova, Sì? l'ultimo, e poi dopo la decisione di tornare dove tutto, tra virgolette, è iniziato. Sì, Ok. assolutamente sì. Sì, è stata una decisione data dal fatto che volevo dopo tanti anni un pochino avvicinarmi a casa e volevo anche, diciamo, fare dell'altro nella mia vita, quindi portarmi avanti, anche lo studio, il piano B, nel senso che la carriera d'atleta non è che è infinita, devi, soprattutto in uno sport come il nostro. Dove non, diciamo, non è il calcio, dove ti tieni i soldi da poi che ti durano tutta la vita, devi avere un piano B. E quindi, insomma, la decisione di tornare a Firenze per avere, ho continuato altri 2 anni con la nazionale, no, un altro anno con la nazionale, però per avere un po', stare un pochino più tranquilla, nel senso dare spazio sia alla pallanuoto, ma parallelamente portarmi avanti anche con quello che era lo studio e quindi costruirmi poi quello che sarebbe stato il mio futuro. E sì, è stata questa scelta. Secondo me gli anni erano abbastanza azzeccati. Io feci l'anno dopo Rio, ancora diciamo professionista al 200% perché volevo cercare di prendermi quella medaglia al mondiale che mi ero persa per l'infortunio. Però insomma non è arrivata e quindi basta, ho detto va bene, evidentemente doveva andare così. E quindi sono andata a Firenze perché volevo portarmi avanti col mio futuro e perché volevo anche provare a vedere come ci si sentiva ad allenare, anche diciamo trasferire quelle che erano le mie passioni alle più giovani. Infatti a Firenze ho allenato insieme ad Allegra. L'API, la serie B, che è poi le giovanili della Florencia, per un anno per poi fare, diciamo, il passo, sono state brave le ragazze a fare il passo e salire in A2, diciamo, quindi quest'anno, ecco. Sì, quando io ti ho conosciuto, che è stato il primo anno che sei tornato a Firenze, dopo poco tempo me l'hai espressa subito questo tuo desiderio comunque di voler passare gradualmente poi dall'acqua alla panchina. Insomma, avevi le idee chiare, insomma, già il fatto che sei iscritto all'università. Stavi guardando con un occhio eri in acqua, con l'altro occhio eri sulla panchina, eri molto molto chiara da quel punto di vista, e questo sicuramente vuol dire tanto, perché insomma ti ha permesso sicuramente anche sicuramente è stato merito anche tanto della tua esperienza, delle tue esperienze hai vissuto, però insomma, ha sempre dato l'impressione di avere tutto sotto controllo. Sì, avevo, rispondendo, continuando a rispondere alla domanda che ha fatto la signora come fai dal punto di vista psicologico, no? A continuare dopo che hai vinto tutto quello che c'era da vincere, continuare a vincere. Ecco, paradossalmente proprio Rio ha decretato, nel senso, consciamente, era difficile che io arrivassi anche a Tokyo 2021, è ovvio che la volontà c'era perché un atleta non smette mai, se uno ci dice puoi fare 80 Olimpiadi ne vorrei fare 81, però uno deve essere anche un attimo lucido a dire ma aspetta, c'è più probabilità che io
non le faccio, quelle le faccio. E probabilmente in quel momento, dopo quell'argento a Rio, e dopo aver fatto il mondiale successivo e non essere andata a medaglia, ho capito che avevo bisogno di un altro stimolo. E quell'altro stimolo probabilmente era diciamo, allenare, iniziare un po' il percorso da allenatore e anche studiare per sviluppare in maniera un pochino più professionale la mia carriera di atleta, ecco. Sicuramente diciamo una cosa molto particolare non è solamente il passaggio da giocatrice ad allenatrice, ma il passaggio da giocatrice ad allenatrice all'interno della solita società. Quindi quelle che fino al giorno prima erano le compagne di squadra, il giorno dopo erano le tue atlete. Quindi è qualcosa di molto particolare. Come hai vissuto questo momento? Come ci hai approcciato? Perché penso sia molto difficile passare da una parte all'altra con molta disinvoltura, diciamo così. Ma guarda, io già avevo deciso che quest'anno, che poi è l'anno in cui ho iniziato a fare l'allenatrice, sarebbe comunque stato da atleta il mio ultimo anno da atleta, e poi dopo si sarebbe visto cosa fare, ecco. Diciamo che è stato accelerato per la scelta dell'ex allenatore, è stata accelerata questa richiesta dalla società. Ti dico, non me l'aspettavo, perché quando la società me lo chiese non me l'aspettavo, e quindi sono rimasta un attimo spiazzata. Però appunto, per il discorso che facevo prima, che mi mancavano stimoli, non ero in un club dove puntavo a, diciamo, a vincere lo scudetto, a Coppa Campioni o Supercoppa, mi mancava uno stimolo, mi mancava un qualcosa in più. E dopo uno o due giorni di pensieri, ecco, mi sono presa uno o due giorni per scegliere. Ho deciso, ho detto, probabilmente lo stimolo che volevo era questo, lo stimolo che mi serviva era proprio questo. Non è stato facile, perché le ragazze, non è facile, una squadra con cui fino all'altro il giorno prima ti esci fuori a bere o più a divertirci, come se ti comporti da compagna di squadra, poi sei dall'altra parte e devi fare, diciamo, il cane da guardia. Non è facile, però ho avuto la fortuna di essere in una squadra con tutte ragazze molto intelligenti. Io ho messo, diciamo, le mani avanti dicendo: ragazzi, questo è quanto, io allenerò, chi vuole fare le cose fatte per bene, perché vi vorrò allenare come atlete di altissimo livello, come se stessi allenando la nazionale, bene, altrimenti amiche come prima, però non mi serve, piuttosto gioco con una squadra juniores. E sono state molto brave, perché, diciamo, hanno capito, gli ho chiesto chiaramente fiducia e rispetto reciproco nei limiti. Poi chiaro, sono sempre io la prima che la battuta ci sta, come quello dicevo prima, ci si deve divertire, sono io la prima che faccio la battuta, scherzo e cerco di, all'interno dell'allenamento, mettere dei momenti di divertimento e di diciamo di svago, però sì, loro sono state molto brave a, diciamo, a fare quello che gli chiedevo, ecco, a comportarsi come gli avevo chiesto. Sono molte, molte ragazze, ora non tutte, perché qualche donna è cambiata, l'ho conosciuta, ho avuto modo anche di allenarle, e sì, confermo, e insomma, anche la mia impressione è sempre stato quello di avere davanti delle ragazze molto disponibili e molto, molto brave a comunque a venirti dietro. Fa piacere che comunque molte stiano comunque continuando a giocare, e insomma è un bel ambiente. Sì. Anche, è stato un piacere averci a che fare, diciamo. Giannetti che scrive: quante preparazioni hai dovuto fare nel tuo primo anno? Tipo 99.000. Perché abbiamo iniziato con un campionato, poi essendo questo dovuto essere anno olimpico, è stato un campionato molto frammentato, nel senso, per dare spazio alla nazionale che ha fatto l'europeo, poi doveva avere in teoria le qualificazioni e poi avere le Olimpiadi.
Quindi penso almeno 7-8 preparazioni diverse ho fatto per poi non farsene nulla, perché poi si è chiuso tutto, però va bene. Esperienza anche quella, esperienza anche quella. Abbiamo parlato tantissimo del tuo passato, ovviamente parliamo ora un attimino di oggi, che è un momento un po' particolare, che penso, insomma, il campionato stava andando, devo dire, bene, perché comunque Bene, sì. la Rari era subito sotto, diciamo, i mostri sacri del campionato, che sono Padova, l'Orizzonte, quindi subito sotto c'era la Rari, quindi tra i mortali, tra i Sì, sì. mortali. Quindi il campionato, devo dire, come esordio, stiamo andando bene. Te, Molto, quali molto bene. sono la tua fotografia? Ma io sono stata ad oggi molto contenta, diciamo, delle ragazze. Abbiamo fatto partite veramente, veramente di un'ottima caratura, mettendo in difficoltà squadre come l'Orizzonte e come il Milano, che sono rispettivamente la prima e la terza in classifica. Quindi le ragazze sono state veramente bravissime. E, chiaro, ci sono state partite un pochino più in down, ma ci sta, la mia squadra era una squadra molto giovane, con le due straniere che avevano appena 18 anni, quindi uno si pensa prendo una straniera di alto livello, no, due straniere molto forti, ma comunque di 18 anni, quindi l'età media della squadra era, mi sembra, 20 anni, 21 anni, quindi una squadra, diciamo, in crescita. E sono stata veramente stracontenta. A certe partite non me la sarei neanche aspettato io, diciamo, di un rendimento così alto, come invece mi sarei aspettata che dopo un rendimento altissimo ci sarebbe stato magari un calo dovuto alla poca esperienza, ecco, all'età media molto bassa della squadra. Però ti dico la verità, mi dispiace tanto che ci sia stato questo momento di blocco, perché mi sarebbe piaciuto vedere come riuscivamo ad arrivare fino alla fine del campionato. Io all'inizio dell'anno, nelle varie interviste, ho sempre dichiarato che volevo vincere lo scudetto quest'anno, ma non perché penso che la mentalità vincente di un atleta si crei dalle aspettative alte che si pone. Se io devo dire a una squadra che lottiamo per non retrocedere, è ovvio che poi retrocederemo. Se invece dico, secondo me voi siete per vincere lo scudetto, chiaramente senza dargli false speranze, ma l'obiettivo deve essere il massimo, noi facciamo il massimo e poi vediamo che cosa viene fuori. Però, insomma, diciamo, lo sfizio di andare alla Final Six per poi veramente vedere che cosa succedeva sulla partita secca me lo sarei tolto volentieri. Il percorso era difficile per entrare nella Final Six, però c'erano tutte le carte in regole per farlo. E questo mi dispiace molto, perché avrei voluto vedere, diciamo, testarmi io in primis, in prima persona, per vedere come finiva, diciamo, la preparazione delle ragazze. Però purtroppo non è stato così, sarà per l'anno prossimo, ecco. È ufficialmente finito il campionato? No, ancora ufficialmente dalla federazione non ci sono comunicazioni ufficiali. Si riservavano a dare una comunicazione il 4 di maggio, ora quando dal governo dovrebbero dare nuove indicazioni. Una federazione dovrebbe dire qualcosa. Penso sinceramente che la ripresa dei campionati per finire e decretare diciamo, lo scudetto sia molto, ma molto, ma molto difficile, perché le ragazze sono state ferme 3 mesi praticamente. Riniziare una preparazione dopo 3 mesi di stop totale in uno sport dove l'elemento base è l'acqua è un casino, ecco. Quindi puoi fare tutto quello che vuoi a secco, ma non c'è verso. Però ancora l'ufficialità non c'è, vedremo un attimo cosa decidono di fare, ecco. La vedo un po' molto utopia come cosa. Da head coach, come stai affrontando questo momento? Come stai cercando di gestire da in remoto, da lontano, da casa, le tue atlete? Ma ora penso un po' come facciano tutti. Noi all'inizio facevamo dirette su Meet, su Facebook, su vari programmi di videochiamata con le ragazze per dare programmi di palestra da fare
con quello che le ragazze avevano a casa, quindi c'è qualcuno che ha attrezzi, c'è qualcuno che non ha niente, per continuare a farle allenare. Ora abbiamo accettato la sfida, ormai da un pochino, la sfida delle ragazze che ci additavano come persone a social, a me e Lucia Giannetti, la preparatrice atletica, e quindi stiamo facendo delle piccole direttine Instagram 3 volte la settimana. Ora la prossima settimana la facciamo tutti i giorni, sperando che sia l'ultima settimana del lockdown. Però sì, abbiamo dato, ci sentiamo costantemente con le ragazze via Zoom o via Meet, e abbiamo dato programmi da fare quotidianamente a loro, e poi insomma ogni tanto si divertono a vederci e fare allenamento insieme a noi, che è nato più per dare uno stimolo diverso alle ragazze, ecco, invece che dargli il programma, e se lo facessero loro a casa, soffriamo, se dobbiamo soffrire, soffriamo tutti insieme, ecco. Sicuramente come andrà a finire, che io e la Lucia ci diamo durante le dirette, e quelle stanno sul divano con popcorn, però Vabbè, speriamo di no, ecco. però penso questo sia un bellissimo messaggio, insomma, che se le cose si possono fare in maniera professionale, ma anche, insomma, con divertimento e con condivisione. Penso che, insomma, Assolutamente. ti aiuta un pochino anche così come abbiamo iniziato dicendo che con la Fiorentina c'era questo, diciamo, era un ambiente molto, molto anche Goliardico. goliardico. Insomma, lo stai riproponendo anche con buoni risultati con una squadra che è completamente diversa, perché non è una squadra con giocatrici affermate, si spera in futuro sì, però con tanti giovani che hanno un potenziale, insomma, perché la Rari comunque è una bella realtà, c'è un Sì. bacino importante, c'è tante atlete tesserate, c'è una squadra di Serie A, una squadra di Serie A2, tanti giovani, quindi il potenziale c'è tutto, insomma. Assolutamente sì, assolutamente sì. Facciamo quello che possiamo, cerchiamo di dare comunque di essere professionali, divertendoci in questo momento in cui di divertimento ce ne vuole abbastanza, direi. Bene, Alec, io non penso che abbiamo sviscerato vita, morte e miracoli. Non lo so, se vuoi un DS da urlo. Un DS da urlo, magico Andrea Nesti. Ci segue Francesco Postiglione, vicepresidente federale. Giulione, guarda che ci segue un sacco di persone importanti. Lucia esclusa, però le altre sono tutte persone molto importanti. Ma io tutte queste persone le ho viste solo in televisione, quindi insomma, Hai se visto? è un onore. E ascolta, non lo so, se volevi chiudere, non lo so, con un aneddoto, un consiglio che ti senti di dare a tutto il movimento della pallanuoto. Io questa intervista l'ho condivisa anche con i ragazzini che alleno, quindi spero che qualcheduno sia qui a guardarla. Per dargli anche spunti, per fargli capire che cos'è il lavoro e cos'è il sacrificio, che non è tutto dovuto. Quindi non lo so, penso che te tu sia un esempio lampante del sacrificio e della voglia che ci dobbiamo mettere nel lavoro quotidiano. Molte volte è difficile chiedere ai ragazzi oggi di arrivare un quarto d'ora prima all'allenamento. E ora trovarmi a fare un'intervista a te che facevi 3 allenamenti al giorno, tutto questo mi sembra veramente ancora più paradossale. Quindi non lo so, se volevi chiudere con un messaggio, se un aneddoto, qualcosa, insomma, te ne sarei grato ancora di più. Ma sì, sicuramente dipende quanto ognuno di noi, dipende quanto ognuno di noi vuole fare, nel senso, se io ero contenta di vincere il campionato giovanile regionale, che tra l'altro non ho mai vinto, oppure una partita di campionato di Serie A1, o anche solo di giocare in Serie A1, mi sarei fermata lì, nel senso, ognuno di noi ha
all'interno del proprio carattere delle potenzialità infinite. Tutti abbiamo due gambe, tutti abbiamo due braccia e tutti possiamo fare quello che vogliamo. Io ogni volta che vado a parlare nelle scuole ai bambini sia più piccoli che quelli più grandi, punto sempre sull'argomento di non smettere di sognare e punto sul fatto che lo sport è veramente una grandissima scuola di vita, lo è stata per me, ma lo è per tantissimi. Non guardiamo lo sport solo come fine a se stesso, nel senso perché voglio andare alle Olimpiadi o perché voglio vincere un mondiale. C'è gente che riuscirà, atleti che riusciranno ad arrivarci, ma ci sono tanti altri che non riusciranno ad arrivarci. Ma anche solo il fatto di avere una mentalità vincente ti può portare magari a smettere di fare sport a quelli che sono 20, 25 anni, quando vuoi, ma a mantenerla poi nel corso di tutta la vita. Nel senso, io posso anche non diventare mai un atleta olimpico, ma magari divento un ingegnere, o un qualsiasi altra persona, diciamo, di spicco, o faccio qualcosa che per me è importante. Questo secondo me è fondamentale, lo sport come veramente scuola di vita e come mentalità da inculcare ai ragazzi giovani ora, per il loro futuro. Qualsiasi esso sia, se sia da sportivo che non da sportivo, e continuare a credere incessantemente nei propri sogni, qualsiasi essi siano, perché se ci si crede veramente ci si arriva. È chiaro che per arrivarci ci vuole sacrificio enorme e ci vuole tanta costanza. E vedere tutti i momenti più down, più bui, è come degli grandissimi spunti e delle grandissime. Insegnamenti per poi fare ancora di meglio per sorpassare, diciamo, quello step, quel mattoncino, mettere mattoncino su mattoncino per poi arrivare fin dove si vuole arrivare. Ora ha maggior ragione. Questo qui è sicuramente un momento che ci obbliga a stare a casa, può essere letto come un momento perso, ma può essere anche letto come una grandissima occasione per allenarsi, lavorare su delle lacune, magari recuperare da un infortunio al meglio, oppure anche come facevi notare te, per fare gruppo, per stare uniti e per rinforzare il gruppo, che assolutamente gli sport sì. Di squadra è qualcosa di fondamentale. Sì, assolutamente sì. Grazie mille, Alec. Grazie Giulione, speriamo di rivederci presto. Dai, speriamo. Io cercherò ora questa intervista di estrapolarla, la metterò sul canale YouTube della Palestra Sin Nuovo in maniera tale che rimanga lì e, insomma, quando chi vuole riviverla, immagino Andrea Nesti la guarderà 5-6 volte questa diretta. Andrea Nesti se la mette nelle cuffiette tutta notte, se la fa andare. Ciao Vale, grazie mille di aver seguito la diretta e niente, quindi cercherò di estrapolarla e metterla sul canale YouTube. Ricordo, venerdì ci sarà un altro appuntamento con Carlo Lafasce, che intervisterà Carlo Bortolini, che è il preparatore che l'anno scorso era di Virtus Bologna, quest'anno era alla Spalla, quindi anche lì zone vicine. Sono in tua competenza, Alec. Intervisterà Umberto Ferrara e Massimiliano Pinducciu, che sono due preparatori di elite del tennis, quindi andremo alla scoperta di un altro mondo. E, niente, grazie mille, Alec, ancora un abbraccio, è stato veramente un piacere. Grazie a voi, grazie a voi, grazie a tutti e grazie per il servizio che fate per far conoscere un po' lo sport a 360 gradi. Sì, perché penso che la pallanuoto sia, l'ho avuto fortuna di viverlo, uno sport che secondo me ha tanti valori da insegnare e ancora un po' lì nel limbo, dovrebbe essere un pochino più sponsorizzato. Sì, speriamo arrivi. Ce la faremo, dai, piano piano ce la faremo. Dai, un abbraccio, Alec. Ciao Giulione, grazie mille. Ciao a tutti, grazie. Ciao.